Un salutone. Quella lei se mamma ta. Raga, era una falena gigante, ma gigante per davvero. Bella ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovo video di Fortnite. Come potete vedere dal titolo, oggi è un video abbastanza insolito, in quanto non porto quasi mai questo tipo di contenuti, oltre a quelle che sono le guide di Fortnite. Però siccome me lo state chiedendo in tanti mentre faccio le live, facendomi proprio la domanda di come poter togliere il backpack oppure mettere la skin base di Fortnite, vi mostrerò qualcosina, quindi un piccolo tip per andare a bypassare questo errore del gioco. Non mi sono informato più di tanto in questi giorni per quanto riguarda questo bug, per poi portarvi un metodo funzionante all'interno del canale, in quanto credevo che questo bug sarebbe stato fissato in pochissimi giorni. Non è stato fissato nemmeno dopo la manutenzione che prevedeva l'inserimento delle sfide della settimana 2. Quindi, ragazzi, eccovi qui questo fix, meglio tardi che mai. La prima cosa da fare è recarsi all'interno del proprio armadietto e andare alla sezione backpack o l'oggetto che volete cambiare. In questo caso, appunto, mi recherò nell'inventario dove ho tutti i miei zainetti. E qui c'è un vero e proprio procedimento per andare a far funzionare il tutto. Infatti, se notate, se io vado a cliccare qui sulla X che mi indica di rimuovere appunto il backpack, cliccandoci non fa niente. Non mi dà nemmeno la conferma applica in basso a destra, quindi non potrei fare nulla senza questo glitch. Quindi ragazzi, la prima cosa da fare è andare a cliccare con il sinistro del mouse sulla X. Ok, in questo caso avremmo dovuto rimuovere il backpack, ma non ha funzionato, quindi che cosa rimane da fare? Dobbiamo cliccare su una qualsiasi skin che vediamo all'interno dell'inventario, però questa volta non con il sinistro del mouse, ma con il destro, quindi con il pulsante destro del mouse due volte. Quindi lo facciamo, clicchiamo due volte il destro del mouse e ci porta nell'inventario principale che va a racchiudere tutte quelle che sono le nostre skin, emote, backpack, eccetera. Quindi potete vedere che funziona. In questo caso ho rimosso il mio backpack, sono senza backpack. Potete vedere anche da qui che non ho nulla addosso. E soprattutto questa cosa può essere fatta anche con la skin, in quanto se volete usare la skin base, dobbiamo eseguire la stessa azione che abbiamo utilizzato all'interno di quelli che erano i backpack. Quindi mouse sinistro sulla X una volta e poi cliccare ovviamente con il destro su una qualsiasi skin per due volte. Potete notare che il mio personaggio adesso è di base, sono un senza skin ed anche in questo caso ha funzionato. Quindi ragazzi, tornando a mettere quelle che sono le nostre skin, vi faccio vedere anche come funziona con il mouse. Ovvero per farvi capire meglio ciò che ho fatto prima, anche se alla fine è proprio una stupidata, una cosa super facile da fare, ma ve la faccio vedere anche qui come viene gestita col mouse. Quindi andiamo qui all'interno del menu, clicchiamo una prima volta sulla X col sinistro, quindi vedete. Poi andiamo a scegliere il backpack, ancora non ho cliccato. Andiamo a scegliere il backpack, uno a caso ovviamente, per andare a rimuovere quello lì che abbiamo addosso, quindi per rimanere senza backpack. Questo, come già detto prima, l'ho fatto con il mouse destro per due volte, quindi tac tac. Ecco ragazzi, siamo all'interno del menu, stessa cosa con la skin. Clicchiamo su X con il sinistro e poi su una qualsiasi due volte con il destro. E come sempre siamo all'interno del menu senza skin e senza backpack. Raga, io ovviamente ho voluto mostrarvi questa cosa del mouse, ma credo che alla fine non sarebbe stata nemmeno necessaria perché siete svegli, raga, dai. Comunque la stessa cosa dovrebbe valere per PS4 e Xbox. Io purtroppo, ragazzi, non ho un controller PS4 per potervi far vedere come sono una per una le azioni, anche magari con la cam sopra il joystick. Però seguitemi con ciò che vi sto per dire. Anche se per PS4 dovremmo andare senza cliccare prima su quella che è l'icona della skin random, del backpack random qui. Quindi facciamo finta che ci stiamo spostando sul rettangolino grigio premendo la levetta e poi qui premiamo X per confermare. Poi premere la freccia sinistra per passare al rettangolino della X, quindi ci spostiamo qui e in questo caso premere X per confermare. Fatto questo, vi dovrebbe portare di nuovo al menu senza skin o senza backpack, dipende da ciò che avete fatto. Quindi ragazzi, io mi scuso per il ritardo di questo video, in quanto credetemi, pensavo che sarebbe stata una cosa molto facile da fissare e che perlomeno l'avrebbero fissata dopo pochissimi giorni dalla presenza di questo bug. Spero che questa mini guida vi sia stata d'aiuto, ragazzi. Mi raccomando, condividete il video, lasciate un bel like e commentate qua sotto se avete dubbi. Sarò felice di rispondervi. Se potrò, riuscirò anche ad aiutarvi. Un salutone. Quella lei se mamma ta. Raga, era una falena gigante, ma gigante per davvero. Ma dove è andata? Un salutone da Martex. See ya, brothers. Okay.